Salve ragazzi, bentornati nel canale. Andiamo oggi a vedere una funzione che in pochi conoscono. È una funzione presente sul Mini 2, tramite, le nuove funzionalità implementate proprio da questo drone è possibile effettuare un effetto dolly zoom. Vediamo come fare. Un effetto particolare che ho scoperto che è possibile realizzare con questo drone si tratta appunto dell'effetto dolly zoom. Mi chiederete cos'è l'effetto dolly zoom? È un effetto in cui si mantiene il soggetto con lo stesso zoom e allontanando il drone si va a creare un effetto particolare sullo sfondo, come se il soggetto arrivasse in primo piano. È molto carino e può essere utilizzato a seconda dei luoghi dove ci troviamo, può venire fuori veramente un bell'effetto. Vi spiego in questo video come si realizza. Prima però, ragazzi, se ancora non siete iscritti, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Vi chiedo di lasciarmi un like e un commento qua sotto. In questo modo mi supporterete e mi aiuterete a crescere come canale. Bene, andiamo a vedere subito come realizzare questo effetto con il nostro Mini 2. Ma prima ho detto il Mavic Mini e Mini 2, no? Ci fa vedere dove siamo. Dove siamo? Ragazzi, come sempre vi invito a consultare le mappe sul sito di Flight prima di volare con qualsiasi drone. È molto semplice, adesso basta scaricare l'applicazione e registrarsi. Se ancora non siete registrati, potete vedere qui nel canale ci sono alcuni video dove spiego come fare la registrazione e occorre sempre consultare le mappe prima di volare. Però adesso andiamo a vedere questo effetto dolly zoom. Allora, come prima cosa occorre andare a impostare la risoluzione. Io vado a impostare la risoluzione a 1080p 30 fps. Bene, allora avvicino il drone, l'avvicino, vediamo un po'. Mini, avvicinati. Mi riprendo da vicino, tipo a questo modo, tramite il tasto funzione, tenendolo premuto e andando ad agire sulla levetta, è possibile modificare lo zoom. Vedete? Riesco a zoomarmi, così mi si vede il nasone, eccomi, e allontanarmi, così. Per realizzare questo effetto, io porto il drone vicino a me, proprio vicino al mio faccione. Poi tengo premuto il tasto funzione e mando indietro il drone. Man mano che il drone va indietro, agisco con lo zoom. Proviamo questo effetto. Mandiamolo indietro. Zoom. Eccolo qua. Lo tiro un po' su. Lo tiro un po' su. Il drone è lì. Tasto funzione premuto. Lo mandiamo indietro. Indietro, indietro, indietro e andiamo a zoomare. Battery level is low. Una delle funzioni più carine e interessanti che ho provato con questo Mini 2. Ragazzi, fatemi sapere se la conoscevate già oppure se avete provato per la prima volta proprio a seguito di aver visto questo video. Ragazzi, con questo video è tutto, vi saluto, vi ringrazio dell'attenzione, alla prossima, ciao!